I consiglieri in aula. Procediamo all'aspetto della seduta. Prego, dottoressa. La parola
consigliere Nocini. Grazie. Il mio intervento è anche solo orientato alla dichiarazione di voto. Credo che sia utile per un ente come la città metropolitana prevedere anche contratti di dirigenti a tempo determinato, appunto previsto dall'articolo 110. Quindi annuncio il mio voto favorevole, perché è uno strumento che può aiutare una macchina organizzativa a dare maggiore efficienza ed efficacia all'azione politica. Ok, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione, così come stabilito in conferenza di capigruppo, di votare articolo per articolo, sui tre articoli. Quindi entra anche in considerazione. Quindi nella fase di votazione. Chi è favorevole all'approvazione della modifica dell'articolo 20 del nostro statuto? Chi è a favore? All'unanimità dei presenti, consigliere Andreozzi. Chi è favorevole all'approvazione dell'articolo 26? Chi è a favore? All'unanimità dei presenti. E articolo 52, chi è a favore? Ok, all'unanimità dei presenti. Adesso suggerisce il dottor Moscarello che adesso dobbiamo fare la votazione complessiva per quanto riguarda la modifica dello statuto. Quindi la votazione complessiva, chi è a favore? Sempre all'unanimità dei presenti. Grazie. No, perché questa è la proposta che noi mettiamo alla conferenza metropolitana. Vogliamo anche dividere le comunità. Chi è a favore? Sempre all'unanimità dei presenti. Punto successivo è Agenzia di sviluppo dell'area metropolitana di Armena, approvazione del piano industriale. La parola al consigliere Tocchino, la parola al consigliere Andreozzi. Grazie a tutti i presenti e agli altri uffici che hanno lavorato
il lavoro che mette in campo, quindi lo studio sarà soltanto per conservare questa città. Grazie. Ringraziamo il consigliere Rossi, che ci dà la parola. La parola al consigliere Nocino. Grazie.
ma non credo che questa sia una strategia che possa appartenere al prossimo termine. Confido nel miglioramento della efficienza e dell'efficacia di una società in asso, che può essere un ottimo strumento di attività. E ci fa, il piano industriale ci dicono che cos'è Armena e lo sappiamo, ci dicono che cosa fa Armena e lo sappiamo, sbagliano i numeri e non c'è nulla, non c'è una premessa in questo piano industriale che dice la politica, l'indirizzo politico rispetto a questa società è questo. Sviluppa il piano industriale in funzione di quelli che sono gli indirizzi strategici che io ti do. Al di là della bocciatura contabile, bocciatura totale, e vi invito veramente a vedere i numeri che sono inseriti qua dentro, cioè non quadrano il mio, non quadrano. E poi il piano industriale, dove la richiesta di commessa viene fatta il 29 novembre, e il piano industriale viene praticamente dato il 30. Quindi c'è, caro sindaco, qualcosa che non funziona né da un punto di vista tecnico e nemmeno da quello politico. Però probabilmente bisogna stare attenti a valutare e a portare in consiglio metropolitano un piano industriale dove io voterò contro, ma voterò contro il piano industriale per un semplice motivo, perché non ci ha detto questo piano industriale che cosa fa, se non quello di fare delle assunzioni di sopravvivenza. L'Armena fa una manutenzione ordinaria, ci sono delle rimanenze all'interno del piano industriale, ci sono degli investimenti, presunti investimenti nel piano patrimoniale, che non sappiamo di cosa, problema sono gli investimenti. E c'è una cosa che veramente è grave da un punto di vista proprio da legge, che dovrebbe essere inviato proprio da qualche ente che deve dire come mai nel 2023, con un personale, costo personale di 13 milioni, si raggiungono gli obiettivi. Con un costo del personale di 14 milioni si raggiungono sempre gli stessi obiettivi, perché l'obiettivo è lo stesso. E com'è possibile che tu nel 2023 raggiungi gli obiettivi con 8 dipendenti e nel 2024 raggiungi sempre gli obiettivi con 1 milione di euro di dipendenti in più, lasciando invariata la spesa? Quindi voglio dire, non c'è proprio niente che mi fa capire che dietro questo piano industriale ci sia una strategia di impresa, perché attenzione, parliamo di un'impresa che sta sul mercato. Quindi io vorrei lanciare un appello, un allarme alla politica affinché i dirigenti e la tecnostruttura portano in questo Consiglio Comunale degli argomenti, dei documenti che siano leggibili. Al di là del fatto che credo che dietro almeno non ci sia ancora una strategia. Ringraziamo il consigliere Cucirino. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Chi è a favore dell'approvazione dell'appunto 3? Agenzia di sviluppo dell'area metropolitana di Napoli, approvazione di piano industriale. Chi è a favore? Chi è contrario? La Maria Nocerino. Chi si astiene? Il sindaco Vinci. Portiamo anche l'idea di continuità dell'atto. Chi è a favore? Chi è a favore? Allora. Chi si astiene? Il sindaco Vinci. Chi vota contro? Allaia e Nocino. Poi mi è arrivata l'inversione, giusto? Su quello bene. Quindi mi è stata proposta al consigliere Tito la richiesta di inversione del punto all'ordine del giorno, che era il punto
1 e 2 dell'ordine del giorno aggiuntivo che corrisponde all'acquisto della porzione di immobile di Ischia, dal Comune di Ischia, e poi un riconoscimento del debito sul bilancio dell'EAP. Quindi si spostano questi punti 1 e 2 facendo diventare 4 e 5 e poi sempre gli altri punti. Chi è a favore di questa proposta? Chi è contrario? Il sindaco che dice. Adesso tutti a favore. Ok. Quindi passiamo al punto successivo. Acquisto porzioni di immobile da adibire ad uso scolastico da destinare alle esigenze degli istituti di istruzione secondaria del Comune di Ischia. Dottor De Angelis, dove sta? Oh, Cioffi, dove ti... La parola al consigliere Cioffi. Grazie Presidente, buonasera a tutti, intervenuti e colleghi che ci seguono da casa. Presidente, siamo qui oggi ad approvare, approveremo, l'acquisizione appunto della porzione di immobile del Comune scolastico per destinare all'istituto di scuola secondaria del Comune di Ischia. Presidente, è una delibera importante, questo, spero che già avevamo in maniera economica fatto questo all'interno del documento unico di programmazione, di impegno che ci eravamo presi, perché esiste questo centro polifunzionale rispetto al quale noi già abbiamo una quota di partecipazione, una quota di acquisto di la metà, e l'acquisizione di questo ulteriore immobile ci consente di poter avere in disponibilità un numero di aree maggiori che poi saranno utilizzate dal sistema Isola in generale, nello specifico per quanto riguarda la destinazione, non vedrà ancora prima l'istituto che ne prenderà poi lo stesso, che ci aiuteranno quindi a liberare anche le famose 5 aule di Latto Alino, un problema appunto che hanno nel comune, perché devono poi utilizzare gli spazi per poter dare seguito alla ricostruzione del posto del muro sotto quei edifici. Quindi diciamo che la risposta a un'esigenza sicuramente di carattere logistico, ma soprattutto anche un'esigenza di carattere dimensionale. Con questa acquisizione è il primo passo avanti che facciamo, che tende praticamente a tamponare una situazione critica che abbiamo sull'isola di Ischia. L'isola di Ischia colpita anche purtroppo dalla tragedia delle alluvioni che ci sono state, ha ancora ulteriori difficoltà. Proprio domani ci sarà un altro incontro proprio di coordinamento tra l'area tecnica, appunto, delle nostre scuole e il commissario e altre istituzioni, per vedere se si può, ecco, fare in modo di far iniziare il comune, la scuola ad alcuni istituti che ancora non hanno iniziato, non hanno ripreso le attività scolastiche. Questo è un primo passo, c'è ancora tanto da fare sull'isola, da tenere presente il fatto che comunque l'isola, dal punto di vista logistico, qui da anche con me, questo lui ha sicuramente un problema anche con le strade, ma il sistema scolastico è un qualcosa rispetto al quale non possiamo rimanere soli. C'è un'esigenza di circa 30 aule da dover recuperare, con un territorio che in termini di programmi di disponibilità di terreni, di disponibilità anche da parte dei comuni a dare gli spazi, purtroppo non si è nella condizione di poter fare questi tipi di ragionamenti. Stiamo valutando le ipotesi di fare in modo di poter acquisire anche delle strutture modulari per poter eventualmente fare altri edifici scolastici. Ecco, come anticipavo, colleghi consiglieri, questo è un primo passo. Io ringrazio tutti gli uffici che si sono adoperati, ringrazio anche la consigliera Bagnale per quanto riguarda la tema della programmazione. Ecco, programmazione inizia scolastica, ma non di pari passo, perché su Ischia poi ci sono anche nuove richieste di esigenze legate a nuovi corsi da dover attivare, e in questa direzione esplicitamente ci stiamo muovendo. Quindi chiedo al consiglio di valutare positivamente questa proposta di acquisizione. Grazie Presidente. Grazie al consigliere Cioffi, la parola al consigliere Luciano. Grazie Presidente, buonasera a tutti, di fare vediamo qualche chiarezza.
chiamato all'ultimo minuto senza un tempo non comodo, soprattutto per chi è preso da altre cose, lungi da me non stare vicino alla città, all'isola di Ischia in questo momento particolare, però volevo completamente esagerare. Ci compriamo da privati. Come? Compriamo da comune di Ischia, cioè, se è possibile mi spiegare un po' queste due. Quindi compriamo dal comune di Ischia una porzione di un fabbricato perché siamo già proprietari di una parte. È così? Cioè a Ira la c'è anche stare libero, detto. Così che cioè io vorrei dire, non vorrei dire il rinvio, perché il momento storico per cui no, si perisce di chiedere il rinvio. Altrimenti poi si dice che per lì c'è sempre solo per lì c'è, però almeno spiegateci che facciamo oggi, che sabato è lì, ciò è bello quando racconta le cose, però poi la conferenza dobbiamo almeno completa, grazie. Allora, questa parte di cose funzionali va a completare, ma questo l'ha fatto circa 4-5 anni fa, dall'altra parte è già occupata una scuola, quindi noi andiamo a completare l'acquisto per poter trasferire completamente il liceo partner di questa scuola, lasciando libere altre strutture, e ci consente di poter rilasciare 5 aule di una scuola che ci ha messo a disposizione il comune di Acquameno per consentire di fare delle opere straordinarie con il commissario straordinario per il terremoto, aule che poi ci verranno restituite alla fine del completamento di tutte le attività che vengono svolte al comune del comune sul territorio di Acquameno dal commissario straordinario. Quindi in effetti noi completiamo l'acquisto di questa struttura e ci consentirà di poter, come dire, lo diceva prima il consigliere Cioffi, di poter riorganizzare un po' le strutture sull'isola, perché alcune di esse saranno pure oggetto di intervento del PNRR e quindi abbiamo necessità di recuperare aule per poter sistemare diciamo, gli alunni di queste strutture, l'alberghiero piuttosto che il nautico, il liceo, perché così come può formare l'isola non ci consente di avere altri spazi per realizzare magari nuove strutture. Quindi lì abbiamo qualche spazio anche in vitro, non adeguato probabilmente a quelle che sono le motivi vigenti in materia di sicurezza, ma non abbiamo soluzione alternativa. L'unica soluzione alternativa potrebbe essere quella di chiedere ai due commissari, per esempio l'isola, di acquistare, come l'hanno fatto per i comuni, di acquistare dei mobili, l'hanno fatto le scuole medie, le scuole elementari, in occasione del terremoto, dove adoperare temporaneamente questi istituti per consentirci anche di lavorare in maniera più adeguata veramente sulle strutture stesse, perché la didattica con i bambini probabilmente ci sono delle interferenze, non ci consente di lavorare in sicurezza, di garantire sicurezza agli alunni e alla docenza. Quindi diciamo, questo intervento si è stato fatto negli ultimi giorni sostanzialmente, perché il comune di Ischia solo negli ultimi giorni ci ha consentito di avere la documentazione tecnica, nonostante stiamo sollecitando da più tempo, e poiché dobbiamo concludere l'anno entro il 31 dicembre, altrimenti passa tutto all'anno nuovo e il Consiglio sarà costretto a rifinanziare con un bilancio l'acquisto della struttura stessa e slitterebbero di molto i tempi e non andrebbero a coincidere con l'inizio dei lavori del PNRR che sono previsti per il marzo 2023. Quindi tutto questo purtroppo ci scusiamo per l'urgenza e l'immediatezza del consigliato che è stato deliberativo, però tutto è stato fatto in progress e gli uffici sono, come dire, soprattutto quelli delle varie direzioni tecniche e programmazioni, in questo momento sono veramente allo stremo delle forze che devono garantire, come dire, la posizione di tutti i conti previsti dalla delibera del PNRR, e quindi è probabile qualche errore e diciamo la tempistica non è stata osservata pienamente, però era necessario per aver fatto. Grazie. Ricordo anche che la consigliera Bagnano su questa cosa la presente di città con cui esiste per accettare il suo riuscimento.
se non ricordo male, diciamo che è lei che effettivamente su questo solo non terrà. Non tanto di chissà c'è quello che è stato il dirigente dell'Angelo. C'è già un quindi c'è già una scuola all'interno di questa dall'altra parte, che scuola c'è? Che sempre c'è. Perché il liceo occupa momentaneamente un'altra struttura, quindi si andrebbe a riunificare e completerebbe. E noi nell'introdotto, sì, me lo so per l'ultima chiamata perché e noi l'abbiamo la compriamo che nell'introduzione col comune di Ischia non è stato possibile avere un comodato d'uso qualsiasi qualcosa del genere nel rapporto tra ente e istituzioni, cioè il comune di Ischia vuole vendere questa struttura e quindi la vende, e questo ho capito bene. Ma questa struttura fu acquistata dall'altra parte, dalla memoria, perché non ero io il direttore, se non ricordo la fu acquistata per consentire poi di realizzare, di liberare i locali del tribunale dove poi furono trasferiti altri uffici dei comuni. Quindi ho fatto tutto, diciamo, una sorta di operazione per liberare gli immobili che furono acquistati questi. Però dalla memoria, perché non ho trattato io la cosa, ma so che la cosa investita in liberazione del tribunale per poter poi consentire il giro di queste scuole e poi inserire nella polifunzionale la parte polifunzionale della scuola che occupava l'euro del tribunale. Comunque non vorrei ricordare, ma è stato per tempo che chiede la parola al Consiglio Civile. Questa è una procedura per l'acquisto di quest'anno. Io ricordo a mente 2019, non 2020, ricordo che già sono 3-4 anni sono. La parola al Consiglio Civile. Grazie, sì, no, io purtroppo non ho le date che c'ha lei, perché io leggo quello che praticamente è stato riportato in questa proposta di delibera, dove c'è una lunga corrispondenza di note che si dibattono dal Comune di Ischia e la città metropolitana, e la prima, mi sembra che abbia data il 21, tra le note si legge pure che in primo momento Comune di Ischia chiedeva 3.860 e praticamente poi una serie di forse di edizie tecniche per lo stato d'uso, per lo stato di. Quindi praticamente al di là del fatto che c'è un principio generale, credo che questi siano i soldi che già siano stati stanziati nel momento, ci è stata fatta già una promozione del GUF 2022, dove praticamente c'era praticamente la previsione di acquisto di eventualmente di mobili. Quindi praticamente ci troviamo a fare questa operazione anche per impegnare probabilmente dal punto di vista la cifra che è nel bilancio. Mi collega se sbaglio. Okay. Quindi diciamo che questa operazione avviene anche per un discorso tecnico contabile il 22 dicembre, oggi è il 22 dicembre, prima della chiusura dell'anno finanziario e poi eventualmente potrebbe andare in avanzo, quindi una lungaggine diciamo tecnico, vedete come le questioni contabili sono sempre non numeri ma sono delle esigenze importanti, no? Perciò ci troviamo con un atto integrativo fatto nelle ultime 24 ore a stabilire un concetto di tipo politico, perché da quello che so io non è solo comune, e lei che è qui presente ce lo può confermare, non è solo comune dove abbiamo degli immobili di proprietà che devono essere, anzi andiamo a vedere che prima di andare loro proprio per essere nel libro dei sogni sugli edifici scolastici della provincia di Napoli, ci sono tantissime strutture da ristrutturare, tantissime strutture che non abbiamo ancora un'idea precisa dal punto di vista patrimoniale, di investimenti, acquisti e di dismissioni, non l'abbiamo, io praticamente ho seguito tutte le fasi notabili e non ho mai visto un piano di questo tipo. Quindi se parliamo di esigenza scolastica, io credo che ogni comune abbia un'esigenza scolastica. Non esiste un comune dove non ci sia un'esigenza scolastica, dove non ci sia l'esigenza di costruire nuovi edifici, e non so in che modo si sposa questo principio del comune di Ischia rispetto a quello che sono stati gli altri indirizzi dal 2016 di città metropolitana, dove praticamente devi dare la scuola in comodato.
cerca ovunque tu possa fare una struttura perché la città metropolitana non vuole spendere finti. Vengo da sopra di Soriano, il mio comune dà in comodato alla città metropolitana una porzione di fabbricato e la città metropolitana, dopo che io mi rendi conto tutte le utenze idriche, gas, eccetera, forse dopo un po' di tempo, se sono fortunato, mi restituisce i soldi. Quindi credo, caro Presidente, che al di là della delibera di cui stiamo discutendo, c'è un discorso di principio e che non vedo nemmeno nella delibera spiegata. Il principio è, al di là del fatto che oggi se parliamo di Ischia parliamo di una terra che sicuramente negli ultimi tempi è sfortunata e quindi va sicuramente considerata anche questo elemento, ma dal punto di vista proprio tecnico noi abbiamo un precedente di acquisizione di un immobile e questo precedente di acquisizione di un immobile io che sono consigliere metropolitano devo avere una giustificazione anche politica, perché domani mattina può arrivare un'altra esigenza, un'altra richiesta di un comune che dice, tra l'altro io ho letto le note del protocollo, il comune dice ti vendo, non c'è oggi nemmeno la possibilità, ripeto, non c'è stata da parte mia nemmeno la possibilità di 24 ore di andare a vedere giuridicamente se lo può fare, perché io il patrimonio del comune per venderlo posso avere un'operazione, ma certamente non posso darti l'immobile che sia città metropolitana, su cui ti chiami città metropolitana, perfettamente. E soprattutto quando da distanza di 6 mesi tu da 3.800.000 sei sceso a 2.3. Attenzione, cioè queste cifre, queste esigenze sicuramente ci sono, ma non sono ben esplicitate nella delibera. Tra l'altro la delibera contiene degli allegati che io purtroppo non ho avuto fotografie, eccetera, che io non ho nemmeno la competenza, ma nemmeno la possibilità di vedere. Quindi vi chiedo, dal punto di vista strategico, città metropolitana compra gli immobili? È cambiato qualcosa quindi nell'attività e nell'indirizzo della città metropolitana, perché fino a ieri non comprava immobili. Io so che economicamente per un comune è vantaggioso avere un liceo e non perdere le scuole dal punto di vista di economia del territorio, perché ci sono studenti che consumano, ci sono studenti che girano, ci sono macchine che parcheggiano, ci sono motorini che girano, biciclette, c'è tutto. Quindi si entra anche nella città metropolitana solo perché nel 2021 c'era una cifra a disposizione, manco farlo apposta quella cifra è sceso pure il prezzo, da 3.800.000 è sceso, e quindi bisogna avere anche dei dubbi, no? Rispetto a questa cosa, compriamo il comune di Ischia. Il comune di Ischia, questa domanda che io vorrei fare, di solito un comune quando c'ha una dismissione di un patrimonio, quindi va nel piano della relazione come tutti gli enti locali, e dovrebbe avere una pubblicità la vendita. Invece noi facciamo un atto dove diciamo qui compro l'immobile. Ma questo è un fatto tecnico, non politico. L'elemento politico che io voglio sottoporre alla riflessione dell'Aula è questo atto di compravendita che chiaramente deve essere ancora poi fare. Avete previsto anche la spesa di idrogeno, avete anche previsto la spesa delle colture catastali, anche 100 euro sono stati previsti nella spesa, ho visto. Nel DUP, nel documento unico di programmazione dell'ente c'è l'acquisizione di immobili, ma non c'è l'acquisizione di questo immobile. Mi sembra strano che abbiate fatto esattamente i calcoli di una cifra dove il comune ha passato le pretese, siamo arrivati al 22 dicembre e acquisiamo l'immobile. Io spero che questo sia l'inizio di un'attività che non deve essere completata solo con questo liceo e con questa cosa dell'immobile. Io penso che domani mattina veniamo da lei come dirigente, veniamo a dire facci vedere quali sono gli immobili da comprare e poi facci vedere anche quali sono gli immobili da vendere in momento. Perché è cambiato qualcosa.
Chi è che chiede la parola? Se non ci sono altri, la parola al consigliere, ci avete dichiarazione di voto. Ho fatto lo stesso ragionamento, ho preso la struttura comunale, ho fatto
fatto un comunicato con soprattutto mi tocco non donato all'asta della procura, ma mi dice mi ha rubato il mio rispetto sanitario. E anche io ho fatto questo. Poi immaginare quindi che questa sera, premessa diciamo la buona idea, perché oggi siamo parlando, ho detto all'inizio, stiamo parlando di Ischia, che ultimamente ci coinvolge in questo momento storico. Stiamo parlando che finalmente l'intero plesso raggiunge, diventa completamente, diciamo, in un solo istituto, per cui l'idea va magari anche pure. Ma ci rendiamo conto che approviamo un principio che dopo stabilisce che città metropolitana dovrà comprarsi istituti superiori in tutti i comuni e dove avranno le stesse difficoltà? Ci rendiamo conto in un caso specifico di quello che sto raccontando io, che il mio comune, metà me l'ha dato a comunale sul soprattutto, ma l'altra metà se la fa da pagare. Invece il Parisi, anche il mio comune, come tutti gli altri comuni, dovrebbero mettere a disposizione delle strutture per avere al massimo possibile nel nostro territorio servizi per le nostre comunità, in questo caso la scuola, nel caso mio il distretto della scuola, però approfondiamo un po' la cosa, perlomeno approfondiamo un po', non lo so cosa assumerà. Se certo è che stasera facciamo passare un principio che sarà un principio che poi difficilmente scardineremo nel prossimo futuro, questa è la chiede. Grazie. La parola alla consigliera Magliani. Allora, io volevo prima rispondere al consigliere Moscerino, perché di tra l'altro... Non c'è. Perché poc'anzi avete riportato quella che era la notazione di delibera, in realtà l'interlocuzione è stata avviata da febbraio 2021 degli uffici, nello stato di salto però, quando si è arrivata a mettere a impegnare la cifra in bilancio, si era già arrivata alla cifra stabilita con un ribasso del 25%, che ha visto riconoscere i 2.116.000 euro di cui hanno parlato poc'anzi, e la proposta oltre 3 milioni di euro, in realtà è stata avanzata dall'ufficio di città metropolitana, prima ancora di valutare l'effetto di cui lo stato che stava in sito, per poi vedere che ci deve essere un ribasso tale da modificare l'ottica corretta come importo. Quindi il porto è stato dovuto il tempo, non oggi a dicembre, mentre correttamente qui diceva il dirigente De Angelis. Avevamo due problemi su questo sito. Il primo è l'ipoteca, che è stata appunto cancellata soltanto lo scorso ottobre, e il secondo appunto quella della via del funzionamento catastale, che si è concluso solo lo scorso 15 dicembre, cioè la settimana scorsa. Poi per quanto riguarda, è sempre una scelta politica, hai ragione il sindaco Pediccia, però credo che proprio la generenza del concetto di isola rispetto al comprensorio metropolitano. Innanzitutto il documento unico di programmazione così come gli indirizzi del sindaco Manfredi è quello di prevedere che in realtà vengono abbattuti i fitti passivi e che si preveda anche la possibilità di acquisizione di proprietà che siano private o che siano pubbliche. Quindi la fattibilità di convergere verso questa ipotesi esiste e conclamata. Non è da parte nostra possibile o prevedibile entrare nel merito di quella della decisione della relazione da parte del sindaco del comune di Ischia sul perché o sul per come prendere le decisioni né in ragione di quale interno giuridico, però io credo che invece il investimento sia comodo della questione di questi comuni. Sapete perché? Perché nonostante noi acquistiamo oggi 20 aule, a gennaio abbiamo un problema in mare, che è quello del PNR, in realtà lo avremo su Ischia, ma magari anche su altri comuni, perché nel frattempo che si realizzano le nuove opere ci vorranno almeno 3 anni. In quei 3 anni la città metropolitana deve garantire a tutti la materia scolastica in ogni condizione di disallocazione su altri siti, capire che ci sarà un primo economico disumano da parte della città metropolitana. Se ragioniamo soltanto che viene la fattibilità dei commissari e la disponibilità economica per moduli, voi ragionate che la città metropolitana si dovrà impegnare per le 30 aule che serviranno a Ischia a marzo del PNR in una cifra che ci permette di impegnare già quello che costa per cui stiamo acquistando questa proprietà. Perché non solo molto la costa di noleggio 3.000 euro, non l'ho noleggiato da poco, ce ne servono 30, vedete al mese, vedete per 3 anni a quanto la monta, quindi anche una visione lucidante in termini economici secondo me. Va e riconfermo esattamente il principio che per me non possiamo generalizzare
metropolitana, perché se usate la mia barca, io sono disposta a cedere il contratto d'uso, una struttura pubblica esisterà, limitrofo Pompei, esisterà Santa Maria, piuttosto che trattando in qualche modo diciamo a costruirci. Quindi mi prego almeno su questo non generalizzare sul concetto di isola, anche il momento storico che ha visto la vostra sensibilità portarlo fuori, quindi prima il terremoto, poi ovviamente le esigenze post-pandemiche, perché non avevano gli spazi comodi come anche didattiche, e poi oggi l'esigenza ancora maggiore degli stessi ragionamenti. Infine, per ultimo, il ragionamento che effettivamente secondo noi l'investitore deve essere avanzato ancora avanti nel tempo. In realtà c'è la possibilità che con questo acquisto recuperiamo qualcosa come 1370 metri quadrati da Ischia e ci sarebbe la fattibilità di recuperarne altri 880 metri quadrati sempre della stessa struttura che è una gestione di un altro lotto che però chiama Casa del Custode che è sottoposta a 275 metri quadrati. Vi ripeto, voi dovete ragionare quanto ci costa il fitto passivo su Ischia, quanto ci costa i mobili, quanto ci costerebbe investire nella questione della proprietà in loco, perché effettivamente l'isola non ha gli spazi. Ed è bene la città per una cosa investire anche la vigilanza delle prospettive, chiunque sia l'amministrazione che in quel momento giustamente gestisce l'operato sul territorio visitato. Ringraziamo la consigliera Bagnale, se non ci sono altri interventi, ok, la prima la consigliera Docini. Allora, devo replicare l'intervento della consigliera Bagnana perché innanzitutto lei insegna che la quantità di prezzi non devono stabilire questa sede. Io per vedere la quantità di prezzo dovrei essere possesso una perizia tecnica, che non ho visto. Perché noi non parliamo di soldi, non parliamo di quanto vale, se è una cosa buona o non buona, a meno che non ci sia una perizia tecnica che mi spieghi che il prezzo è comodo. Quindi la scelta politica se mi consente l'ha fatta comunissima, non lo sta facendo la città metropolitana, perché se il fitto passivo è un problema della città metropolitana, fitto attivo è una cosa buona per il comune di Ischia, o no? Quindi voglio dire, e io, lei era il sindaco che mi devo insegnare, sarebbe contento di avere soldini che entrano nella spesa corrente piuttosto che una vendita per una reazione di immobile che chiaramente non può utilizzare la spesa corrente. Poi ci sono tante altre domande da fare. Come mai il comune di Ischia non si è impegnato per altri progetti? Come mai da un anno praticamente questa città metropolitana viene compulsata dalla comune di Ischia che dice per dire comprati di mobili. Quindi se mi consenti, ti do il tuo ovviamente, ci siamo del tuo, se mi consenti, credo che sia molto molto difficile da evitare un intervento del genere. Perché questa delibera, ripeto, è stata approvata 24 ore fa sul tavolo dei consiglieri metropolitani. Quindi, se mi consente, la scelta politica non la sta facendo città metropolitana, perché città metropolitana ha avuto un'offerta di vendita, e la scelta politica ha fatto alcuni rischi, di allegare il mondo. Quindi, la sindaca Magliana sa benissimo che va messa nel piano delle alienazioni, che il comunismo sicuramente avrà, dovrebbe fare delle procedure anche oltre la città metropolitana, spero che l'abbia fatta, perché non conosco l'immobile, ma qualsiasi immobile può essere messo sul mercato. Chi ci dice a noi che domani mattina non ci può essere un altro ente capace invece di fare un investimento migliore? Quindi se mi consentite, questa scelta non è una scelta politica, è una scelta politica fatta da uno dei 92 comuni, non c'era nessun numero del comune di Ischia, altrimenti non parlerei in questo modo, è una scelta politica fatta da un altro comune che la città metropolitana sta solo, contrariamente a quelli che sono fino ad oggi gli indirizzi, e questi sono le testimonianze di sindaci che praticamente prima di me sono intervenuti e hanno detto come funziona oggi la diversa legge, la città di Bologna, è una nota completamente diversa, fatta all'ultimo istante, portata in Consiglio Metropolitano il 20
24 ore che va contrariamente, va contrario a tutti gli indirizzi fino ad oggi visti dalla città metropolitana, dal 2016 ad oggi. Per questo motivo io prendo le distanze da questa scelta politica non fatta sicuramente dalla città metropolitana e voto contro. Una ribattuta breve, in realtà credo che la notizia tecnica sia agli atti, effettivamente la realtà della proposta era un po' carente, forse nella giustifica dell'immediatezza repentina di seguito di questo ordine del giorno, perché poi stiamo per conclamato e per seguito che in realtà la notizia tecnica sia di disponibilità agli atti. Per quanto riguarda invece di nuovo, non lo so, parlare così nel merito del sindaco del comune di Ischia, mi sembra un po' che non siamo più in consiglio metropolitano questa sera, non siamo un po' consigliere del comune di Ischia, perché credo che stiamo analizzando la cosa da una prospettiva che non ci compete. Abbiamo l'incarico ad affrontare la prospettiva che ci compete, quella dell'analisi dei costi e benefici di città metropolitana. E da parte nostra, della maggioranza, così come degli uffici, i benefici ci sono e nel momento che dobbiamo portare avanti anche le imprese della collettività, in particolar modo di vista in questo particolare momento storico. Questi tanti, noi siamo fermamente convinti che raccoglimento la proposta. E anche la parte di Daniela, la parola a tutti. Grazie Presidente. Come replica? Come? Replica. Sì, sì, sì. Volevo chiedere alla dirigente, diceva probabilmente facciamo una domanda retorica, l'altra metà dell'istituto è già in proprietà del comune della città metropolitana. Allora mi vedete, come dicevo, bravo, la domanda mi lascia spontanea. Probabilmente stavamo qui parlando della zona opposta messa in vendita dell'altra metà, a me di questo invece dovrebbe parlare, perché noi come scelta politica non abbiamo deciso di votare un vendita dell'altra metà, già non sono stessi. Abbiamo deciso di comprare l'altra metà che non è il nostro possesso. Il problema, io consigliere Macerino, consigliere Verducci, io capisco questo aspetto qua che voi state sottolineando, ma è il primo lavoro che ho dovuto fare su me stesso, cioè quando si analizza il settore delle scuole, ogni singolo edificio scolastico ha una sua specifica storia e una sua particolarità. Io non condivido tanto l'aspetto quando diciamo che se noi facciamo passare questo principio è come se avessimo messo la bulla papale e in modo adesso si dovrà fare sempre così. Non è proprio così. Vi siamo in una fattispecie particolare dove un comune, quale quello di Ischia, che vuole mettere a rete quella della sua città, o la fitta all'altra metà qualcuno, o la vende a qualcuno, o tutto il rimobile come sta, praticamente ci fa facciamo il giorno. Poteva anche pensare alla comunità di scrivere il sindaco, quindi ma qua facciamo una votazione, ve lo voglio ricomprare e lo voglio finire. Il problema però, ecco, dove c'è la particolarità su questo istituto di scrivere? Che quando noi anche dovessimo mettere un'altra attività diversa, quando si è in presenza, Presidente, di una scuola, da carico dei consigli, non è che voi, dove c'è la scuola, già è mettere un altro istituto, se un altro istituto c'è il problema della compresenza di due istituti scolastici, dove se non ci sono dei interessi separati, questa cosa qui, quando ci sono dirigenze diverse, questa cosa qui non si può fare. Allora capirete che non è un discorso di principio, è un discorso di analisi sulla specificità di questa situazione. Togliendo il discorso del fattore emotivo, perché questo parte fortunatamente da prima ancora, no. Poi ci rendiamo conto che andare a vedere la situazione, Ischia è disastrosa dal punto di vista proprio dimensionale. E come specificava bene la consigliera Abbagnano, fortunatamente siamo usciti a porre in essere dei progetti PNRR e avremo una carenza non soltanto su Ischia. Guardate quello che sta succedendo a Giuliano adesso, la stessa cosa. C'è una struttura dove c'è metà fondo PNRR e un'altra metà che sarà altri fondi. E lì purtroppo non ci sono gli spazi per poter ospitare gli allievi. E questo è il problema che ci dobbiamo porre, lo stiamo ponendo, ma sappiamo anche che non è di semplicissima soluzione. Però la cosa è certa, che se vogliamo fare una sola regola per tutti, questa cosa qua non potrà mai valere. Perché sono 300 edifici scolastici,
sotto la stessa dirigenza ogni edificio scolastico ha una storia sì, e nell'ordine di proprietà dell'immobile, e nell'ordine di sicurezza dell'immobile, e nell'ordine di dimensionamento dell'immobile, e nell'ordine di condivisione di responsabilità che è prevista dalla sovrintendenza dell'immobile. Quindi sono 300 storie diverse, non stiamo facendo una cura papale, però abbiamo preso una scelta politica, qui la scelta politica c'è. Noi abbiamo deciso di non vendere quella metà nostra, abbiamo deciso di comprare quell'altra metà. Ok, ringraziamo il consigliere Cioffi, se non ci sono altri interventi. Parola del consigliere che dice l'intervento conclusivo. No, la dichiarazione di voto. con il corso di un'intervista
rispetto alla sentenza che già era stata utilizzata. Mettere in campo un'iniziativa fortissima
possibilità, i vari consiglieri comunali, dare un grosso contributo, la stessa cosa poteva accadere, può accadere ancora sullo statuto, quindi come io devo ancora arrivare, non si capisce ancora qual è la motivazione reale. C'è qualche maligna oscura che ferma la volontà del Consiglio Comunale, del Consiglio di Comunità, che ricordo bene si è espresso su questi argomenti anche all'unanimità. C'è, perché poi non possiamo, e mi dispiace dirlo proprio per i giornalisti, non dare la colpa, non addicare la colpa al sindaco del Comunale, a chi le fa le leggi, perché è posto, sta accusando obbligo di mettere in pratica quello che è operato il ciclo del senso. Mi dispiace sottolineare che il sindaco Manfredi su questa procedura sta venendo meno a tutti gli impegni che ha preso ufficialmente in questo ciclo del senso. E non so se poi la sua volontà è quella reale, espressa, verbale, la possibilità di costituire commissioni e consentire un termine di quella traccia. Anche del sindaco. O c'è qualcuno che lo tratta? Se il sindaco ha dichiarato pubblicamente questo processo che di qui a breve era aprile marzo, di qui a breve faremo le commissioni, se faremo lavorare con i consiglieri delle comunità e poi non lo fa, delle due luna. O è una raccolta fatta, poi l'alternativa qualcuno le carta. Grazie. Allora, prima di passare alla fase di votazione, una cosa da dire perché poi premesso che il sindaco non prende nessuno le carta e nessuno permette sono nemmeno di ipotizzare, perché neanche un tipo di pensare perché sta la rete di ognuno di noi, quello che non vuole pensare. Rispetto alla problematica delle commissioni di caso di provincia, se si ricorda bene nel capogruppo, dove è stato sollevato prima del suo problema, prendevo di meglio tutti quanti che nell'arco della prima settimana di gennaio c'era un costruimento di commissione, abbiamo detto. E dico di più che i gruppi consigliari hanno trasmesso gruppi grossi, si sta sotto singolo, non c'è problema. I gruppi grandi hanno presentato in consenso, hanno anche sentito di difficoltà, le hanno sviscerate e posso dire che forse hanno un pari prima della presentazione di gennaio, forse anche in questa, già la prossima possibile perché finalmente sono arrivate le disponibilità dei consiglieri che non fanno parte di queste commissioni. Questa è la sacrosanta verità e non è certamente il sindaco Manfredi, ma la responsabilità di tutti i proprietari che potevano proporre di lavorare in queste commissioni, che sono di persone che sono per la professione, come per la professione comunale, dove lavorano con la città, di ogni di qui e sapendo tutti quanti che se ne è tutto perduto. Questo voglio dire che da parte di tutti quanti, per precisare, si tratta di quello che lei ha detto, in merito alle commissioni. Beh, dal punto di significare rispetto al documento e quindi la proposta, se lo capisco bene, è quella di approvarlo con una modifica quindi per ridurre ancora di più i tempi rispetto alla proposta che sta agli altri di ridurre i tempi da 45 giorni a 30 giorni. In aula è anche dovrebbe prodotto che il dirigente, quindi se non ci sono nessuno che pare di tecnico rispetto a quello che non c'è nessuno che di... Quindi il dottore per prodotto sta dando un parere di regolare la tecnica rispetto a questo solo da 45 giorni, cioè, quindi se non ci sono altri tempi su questo punto che hanno perso la stessa di questo regolamento. Che potrà essere migliorato successivamente, se per caso anche il problema delle commissioni, però nada da sentire, punto potrebbe passare in questo modo con
questo emendamento su tutto quello che abbiamo. Grazie.
quindi si faccia libero, che sono due degli esempi dove praticamente la tecnologia non segue la politica. Perché mi aspettavo che le cose che ha detto la dottoressa fossero scritte nel piano di razionalizzazione. Invece nel piano di razionalizzazione io ho ricevuto il piano di razionalizzazione senza l'indicazione che ha detto in questo senso. Dalla relazione mi sarei aspettato che l'indicazione, questa relazione non è stata fatta, e noi abbiamo fatto il nostro studio metropolitano 7 mesi fa, dove abbiamo praticamente in questo consiglio metropolitano dato un atto di indirizzo a chi praticamente doveva poi fare la relazione di rivalutare la posizione di agenzia romana. Tanto è bene che è stato fatto a protocollo città metropolitana, firma del sindaco Manfredi, una nota ai dirigente successiva alla relazione, perché è stata fatta il 20, dove praticamente è stato specificato la relazione. Altro ragionamento è la relazione di Sappana, perché su Sappana voglio dire, noi leggiamo che Sappana dismissione mediante le nazioni, con negoziazione diretta. Su Sappana c'è un altro argomento politico che bisogna aprire, perché poi sempre la dottoressa Corona dà un parere positivo rispetto all'acquisizione di una partecipata diretta di un'altra società. Signori, per cortesia. Di un'altra società, praticamente, che non abbiamo poi, in conferenza di capogruppo, non abbiamo poi portato in questo consiglio metropolitano. Quindi, voglio dire, questa superpartecipare, sindaco, bisogna dare una maggiore attenzione, perché le partecipare, in particolare Sappana, hanno delle problematiche importanti che bene che devono essere acquisite dagli altri. Però io adesso non ho ancora chiaro se è Sappana che sarà acquisito dagli altri oppure che gli altri sostituiranno Sappana nella gestione dei servizi che ad oggi sono affidati a Sappana, e Sappana andrà in liquidazione per conto suo. Quindi non abbiamo ancora un'idea chiara, perché da quello che si legge dice dismissione mediante alienazione con le posizioni dirette che si vanno a definire le modalità di valutazione di paternità e di attuazione delle modalità di alienazione. Quindi si descrive una vendita di Sappana. Questa vendita è riferita agli altri o è una vendita? Sarà messa in liquidazione e quindi si spegnerà la società con una fase di liquidazione finale oppure no? Ma questo poi chiaramente saranno poi dei procedimenti successivi, perché ad oggi non è chiaro come uscire fuori da Sappana. La cosa che però mi sono sempre interrogato, come è possibile che il responsabile del controllo analogo ha dato un valore positivo alla posizione di Sappana di 2.500 euro per una quota di un'altra società di cui adesso mi sfugge il nome, forse lei si ricorda. Però sto dicendo che sul piano delle razionalizzazioni e sulla possibilità successivamente in questo consiglio di novità ci aspettiamo delle relazioni un po' più precise, se ci sarà chiaramente la possibilità. Ad oggi queste sono le cose che praticamente ci vengono dette, però per quanto mi riguarda, avendo visto Sappana interessata all'acquisizione indirettamente per città metropolitana per 2.500 euro per entrare in un'altra società di ricerca, mi è sembrato poi voglio dire stridente rispetto a una società che deve andare in liquidazione. Sarà invitato a fare parte di questo consorzio universitario.
trattazione dei rifiuti del cittadino. Noi dobbiamo autorizzare. Sì, città di comunità questa identità. Noi dobbiamo autorizzarla perché l'acquisto della partecipazione indiretta ai sensi del testo unico deve essere autorizzato dal ente socio. Ma l'acquisizione la fa Sapna. Sapna come ente, come socio industriale, partecipa a questo consorzio allo scopo di sperimentare gli studi e le ricerche che fa questo consorzio universitario. Un consorzio universitario che fa studi e ricerche spendendo denaro pubblico e li mette a beneficio di soci industriali. Potevano fare la selezione scegliendo altri soci industriali privati, hanno scelto un socio industriale pubblico che con un piccolo investimento di 2.500 euro beneficia dei vantaggi di queste ricerche sui metodi innovativi di sfruttamento della gestione dei rifiuti. Quindi mi sembra un vantaggio che è stato ampiamente diffusamente spiegato nelle relazioni che avevamo legate alla delibera e che richiede un piccolissimo investimento da parte di Sapna, che acquisisce una quota di 2.500 euro, che ci stanno chiedendo da mesi oramai di accelerare perché loro ritengono di avere benefici nei processi industriali da questa partecipazione. Mi sembra. Questo poi lo voglio dire. Sono gli uffici che parlano, sono gli anni da quelli che io su, se non voglio fare un dibattito, non potrei fare un dibattito, però la stessa è stata indicata città e comunità, tant'è che si parla di partecipazione indiretta, di Sapna, perché attraverso città e comunità arriva l'invito, però mi consenta, questa società di cui lei sta parlando, che fa ricerca, eccetera, eccetera, è stata possibile a lungo del 2022, non ha fatto ancora un bilancio. Io non so, lei così come è così fiduciosa del futuro di questa società, di questa è una società consortile, fatta dall'università, io non so lei come fa a prevedere un futuro di una società che è stata costituita a luglio del 2022, che non ha ancora chiuso il bilancio e che si è solo costituita al notaio. Questo ha fatto questa società. Allora questo da parte della politica non è certamente un dibattito tecnico. Infatti assolutamente c'è anche il gruppo decidono di mandarla loro perché avevamo vissuto quanto approfondimento rispetto a questo tipo di scelta del servizio diretto. Ho dato poi salto, io non parlo perché altrimenti dite che io sono di parte, non c'è capito la mia considerazione della governance. Quindi passiamo ora alla votazione di questo punto, che non si fa. Ti do la parola al Consiglio di Legge, scusate. Credo che non sia l'autorizzata come Sapna, perché su Sapna abbiamo chiesto forti approfondimenti, sapete bene le varie problematiche sollevate proprio in questo Consiglio metropolitano, quindi tutti i ragionamenti che dobbiamo fare su Sapna, e poi infatti è una società che la legge ci obbliga a trasferirla agli altri, per cui non so ancora perché non c'è questa interlocuzione tra città metropolitana e l'altro rifiuti. Io e il vice sindaco Cerino facciamo parte di entrambi gli organismi, per cui potremmo farci un onore di finalmente di arrivare a questa dismissione, chiamiamola così, e quindi a creare, a diventarci una nuova dirigenza. Poi invece un altro argomento, bene faceva il consigliere Nocendo di non sottolineare in una parte del suo intervento quando la politica si distacca, o viceversa quando i dirigenti si distaccano dagli indirizzi pubblici. Noi ci siamo fatti un consiglio metropolitano a tempo, non 7 mesi fa, forse sicuramente 5 o 6, dove discutevamo di tutte le problematiche delle partecipate di città metropolitana, sia quelle di esercizio ma anche quelle di integrazione. Ci chiedevamo come mai città metropolitana ha un debito nei confronti di città del Faro, che è una partecipata dei più comuni, in liquidazione, quello sì, ma che secondo almeno città del Faro la rinuncia da parte della partecipazione da parte della città metropolitana non è avvenuta nei termini dei modi comodi, per cui è in atto contenzioso di quasi 2 milioni di euro che
pochino contraddittoria nel rapporto tra le varie partecipate che ha al suo interno. Mi immagino che se noi abbiamo detto di recuperare il rapporto con l'agenzia romana, perché è positivo, la stessa città per fare, perché l'educazione ha comunque un bilancio attivo grazie all'iniziativa di più comuni, a finanziamenti ricevuti, a immobili che deve vendere o comunque ha nel suo bilancio, per cui poi questo ci fa ragionare come se almeno nella più completa contraddittorietà, se noi recuperiamo il rapporto con l'agenzia romana e poi non recuperiamo quello che ci fa del fatto. Per quale motivo decidiamo di mantenere in vita l'agenzia, premesso che il Consiglio metropolitano la volta scorsa ha detto di mettere in gioco tutte il rapporto con tutte le partecipate, quindi con entrambe, però mi sembra, nel senso che ci comportiamo in maniera contraddittoria, perché in un altro una società partecipata è positiva, non anche se l'obbligazione l'abbiamo abbandonata fino a se stessa, rischiando un contenzioso di oltre 2 milioni, sa che stiamo parlando di recuperare, di far rivivere il nostro rapporto con l'agenzia romana. Io credo che l'indirizzo e i principi di buon andamento, di correttezza, di legalità, di trasparenza ci devono portare a una minimale due pezzi e due risultati rispetto ai nostri ragionamenti. Per cui, al di là dell'argomento in sé, ho chiesto qualche mese fa, abbiamo chiesto che il Consiglio metropolitano ha approvato l'unanimità di ragionare di tutti i partecipanti senza alcun giusto numero di cambi. Lo sappiamo, ci dice neanche allora non va per il consigliere, però fatti fatti voi, stiamo discutendo, conto io anche per te. Dicevo, detto questo, dico, al di là del punto all'ordine del giorno, ecco, se noi abbiamo detto, caro sindaco, che dobbiamo fare un ragionamento su tutte le partecipate, non ci dobbiamo trovare questa sera con una lettera del sindaco che ci dica, che ci diceva io sull'agenzia romana, ho cambiato idea, o comunque non è lui che abbia per il modo di dire, è vero che lui da noi viene, quindi avrà magari una sensibilità. Ma parla addirittura del giudice del giudice. Avrà una sensibilità particolare per la romana, perché diciamo sono le sue origini, le sue tradizioni, però non, se noi il Consiglio metropolitano abbiamo detto che ragionavamo di tutte le partecipate, di quelle limitazioni, così come di quelle esercizi, recuperavamo il rapporto con tutti, non è che stasera però ci innamoriamo di Nova e con il ciclo che non lo voglio ripetere, perché siamo chiari, se il Consiglio metropolitano decide una cosa, portiamo in campo. E non è il ragionamento rispetto appunto all'ordine del giorno, che è chiaro che è un altro operatore, che è una casina, lo facciamo, eccetera, eccetera, però se il Consiglio metropolitano ha preso un deliberato 5 mesi fa, lei dice, o chi ha la terra, aveva almeno l'opportunità di proseguire per il giorno del fai, cioè di vederci e confrontarci su tutte le partecipazioni. Grazie. Grazie a tutti. Se non ci sono altri interventi passiamo alla fase di votazione. Quindi chi è a favore del tutto? Chi è a favore? Perfetto. Chi è contrario? Chi si è se contrario? Chi si astiene? Quindi posso lavorare tutti a favore, si astiene, consigliere avario e consiglio. Dobbiamo dare. Votiamo anche rimediare se consiglio dell'altro, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Allora, sindaco. Poi passiamo quindi ai punti che sono di conoscenza del suo bilancio, se non ci sono problemi. Di dare i difetti a leggere solo il stato facendo, grazie. Se non ci sono problemi per tutti, vediamo per mente, votiamo i punti 380, ci tutti di lettere le sentenze. Se possibile così per la questione per tutti quanti. Vabbè. Presidente, grazie. L'altro consiglio avevamo preso l'impegno che leggevamo singolarmente. Capisco il momento storico, particolare, capisco la giornata di oggi. Capisco pure che ognuno di
però già meglio. No, ma poi mettiamo anche le persone che poi ti devi girare i piedi. No, perché poi serve una guidare. Va bene. Se no non lo puoi fare. Va bene. Quindi votiamo come punto, come diciamo, il numero, così come la ordine del giorno, anche se sono superati rispetto alle persone. Quindi, chi è a favore del punto 6? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, sono contrario, consigliere Alaia, Tocerino. Sì, consigliere Tocerino e il signor Peduccia. Poi, chi è a favore del punto 7? Chi è contrario? Come prima. Punto 8, chi è a favore? Chi è contrario? Come prima. Punto 9, chi è a favore? Chi è contrario? Come prima. Punto 10, chi è a favore? Chi è contrario? Come prima. Punto 11, chi è a favore? Chi è contrario? Come prima. Punto 12, chi è a favore? Chi è contrario? Come prima. Infine, punto 3 dell'ordine aggiuntivo di 200 euro, chi è a favore? Chi è contrario? Come prima. Voglio comunicare solamente un messaggio del sindaco che purtroppo non è riuscito a passare. Non è riuscito a passare e quindi purtroppo non è riuscito, ma anche questo messaggio che vale anche per i dipendenti stessi dell'intera città metropolitana. Lui sta cercando di organizzarsi tra andare in capodanno per un momento mondiale con tutti quanti, con i consiglieri, con tutti quei dipendenti, con tutti i dirigenti, in modo tale da cercare di stare qua insieme, di fare gli auguri per tutto l'anno che verrà. E quindi mi ero pregato di lanciare un messaggio di auguri di buon Natale a tutti quanti, da quest'aula, sempre per tutti i dipendenti che stanno lavorando e se oggi siamo qui, oltre che tutti i consiglieri metropolitani. E un messaggio di saluto e un tanto di dispiacere che non è riuscito a passare e per farlo per andare. Questo è un messaggio che vi ammetto e quindi sicuramente trattare il capodanno avremo il piacere di avere un momento tutti quanti insieme. Tito. Grazie sindaco, sarò velocissimo nel mio intervento, senza ringraziare il sindaco per gli auguri. Volevo rivolgere i miei auguri personali a tutti i colleghi del Consiglio Metropolitano di Natale, ai dipendenti tutti della città metropolitana. Ringrazio la presenza del direttore dei conti in acqua. Lei, il sindaco, ha mandato un messaggio di ringraziare perché oggi è il vinico che stiamo producendo il Consiglio Metropolitano. A volte ognuno di noi è preso da tante cose, no? Ognuno rappresenta delle comunità, chi è sindaco, chi è consigliere, quindi siamo impegnati, però anche oggi non abbiamo fatto mancare il nostro supporto e apporto al Consiglio Metropolitano. Però permettetemi di dire solo una cosa, di mandare un augurio alla macchina amministrativa della città, gli uomini e donne che ci permettono di stare qua e di portare avanti l'azione politica. Qui va il mio più grande ringraziamento perché noi giungiamo alla fine dell'anno 2022, un anno straordinario, un lavoro certo sì attento da parte dei dirigenti, di tutti, che ha permesso di dare risposte concrete, effettive alle nostre comunità. Uno su tutti, l'azione che hanno messo in campo per quanto riguarda tutta la partita dei fondi di PNR, una scommessa importante per le nostre scuole, 180 milioni di euro, stiamo terminando tutti i piatti. Rivolgiamo un ringraziamento al lavoro che fanno certo sindaco. Tenete presente che il corso dell'anno 2022 i nostri comuni, i comuni dei 92 comuni della città metropolitana hanno beneficiato di tutti i contributi importanti, come Natale, come lo sport, attività culturali, una serie di iniziative che hanno messo in campo e permettono alla parte politica di dare delle risposte. I nostri indirizzi nel 99,9% dei casi vengono portati avanti. Quindi veramente io sono felice di far parte di questa esperienza amministrativa, sono felice di aver conosciuto colleghi preparati, attenti.
attenti e disponibili, a cui va il mio ringraziamento. E naturalmente qui abbiamo un grande augurio di Natale a voi tutti e un grande augurio di Natale al Sindaco, e che l'anno nuovo possa portare sempre cose di più per le nostre comunità. Grazie a tutti. Buon Natale a tutti quanti voi e soprattutto alle nostre famiglie.